Idea antipasto per il giorno di Pasqua: uova sode, carota, un po' di agretti per fare il campetto sotto e vengono fuori delle galline e dei pulcini appena appena, quando l'uovo appena appena si schiude. Se volete vedere come l'ho fatto, venite con me così lo facciamo assieme. Ci servono soltanto delle uova sode, delle uova da rassodare, granelli di pepe grossi, occhiotti di garofano fra gli occhietti e carota. Dai, su, andiamo a fare il primo antipasto per Pasqua. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e potete seguirmi anche su Facebook e Instagram. Allora, prima di rassodare le uova, di fare appunto le uova sode, io le metto in un po' di acqua e aceto. Ma non solo quando le devo fare uova sode, devo farle sode, sempre le uova le lavo così con acqua e poi ci aggiungo un po' di aceto, così un cucchiaio, un po' di quanto basta di aceto. Ok, lasciamo. Vedete, più o meno così, vedete, più o meno un cucchiaio, e lasciamo almeno così a riposo 10 minuti. Più o meno trascorso 10 minuti, un quarto d'ora, le sciacquiamo e le mettiamo in un pentolino, coperte con acqua fredda. Perfetto, adesso metto soltanto un cucchiaino di sale fino, accendo il gas e da quando inizia il bollore facciamo bollire dagli 8-10 minuti, io di solito sempre 9 minuti. Quando inizia a bollire mettiamo il timer così siamo sicuri. Adesso che inizia così a bollire posizionerò il timer su 9 minuti. Ecco qui, timer posizionato. Ecco qua, è suonato il timer, quindi spegniamo, aspettiamo un attimino e passiamo sotto l'acqua fredda. Eccole qua, le passo un attimino sotto l'acqua fredda e così si raffreddano, almeno lo shock termico le farà sodare bene bene. E ora vado a sbucciarle. Ok, ecco qua le uova sbucciate, vedete si sbucciano anche facilmente se voi le mettete subito sotto l'acqua corrente molto molto fredda. E niente, adesso le lasciamo raffreddare bene bene e poi procediamo col nostro lavoro. Lasciamo almeno una mezz'oretta a raffreddare ancora. Spolleghiamo poi due mazzettini di agretti, o detti anche barba del frate, ok? Questi sono appena appena sbollentati, ora li vado a lasciare mettere in muscola pasta, così tutta l'acqua in eccesso va via. Ecco qua, l'ho messo tutto in muscola pasta, così andrà via l'acqua in eccesso. E lasciamo raffreddare un po'. Abbiamo bisogno poi di una carota e mezza, più o meno lavata e pelata, e adesso la andiamo a fettare con proprio delle rondelle che saranno più o meno 1 mm o 2 mm. Deve essere molto sottile. Ecco qua, vedete? Proprio lo spessore è questo qua. Ok, adesso dobbiamo fare la cresta. Per fare la cresta però mi siedo perché devo fare un lavoro di precisione, che si veda bene. Ok, per prima cosa però all'uovo andiamo a togliere il pezzettino di sotto per tenerlo bene in piedi, un pezzettino piccolino, così l'uovo si tiene in piedi qua. Poi incidiamo leggermente sopra. Ok, ora con un coltello così con la punta, cosa facciamo praticamente? Questo è il pezzettino di uovo. Andiamo ad incidere a fare un triangolino. E questo lo togliamo. Poi facciamo un altro triangolino così. E questo lo togliamo. E facciamo ancora un altro triangolino di qua. Così. Perfetto. Quindi questa è la nostra cresta che andremo a mettere qua, sopra l'uovo. Mi avvicino così vedete bene. Vedete nell'incisione dell'uovo. Ok, questa è la cresta. Poi incidiamo leggermente qui, più o meno al centro, per il beccuccio, ma il beccuccio l'abbiamo ottenuto dal triangolino che abbiamo tolto all'inizio, il primo triangolino che abbiamo tolto. Ok, adesso non ci resta che fare le zampette e poi gli occhietti, che metteremo dei grani di pepe nero, pepe grosso, oppure potete utilizzare anche dei chiodi di garofano. Allora, per fare le zampette invece, sempre da una rondella, andiamo a ricavarci un triangolo praticamente. Togliamo questa parte stondata, così, quindi viene un triangolo.
andiamo a fare sempre dei pezzetti di triangolini come abbiamo fatto prima. Incidiamo qui e qui, togliamo quindi un triangolino e adesso facciamo un altro. Incidiamo qui e qui, ecco qua. Poi togliamo un po' dell'angolino dietro e questa è la prima zampetta che va a posizionarsi sotto. Adesso facciamo un'altra zampetta. Prendiamo sempre un'altra rondella, facciamo sempre un altro triangolo. Così. Così. Questo lo togliamo. Poi andiamo a fare il nostro triangolino. E voilà, ecco qui l'altra zampetta. Togliamo il pezzettino dietro, andiamo a metterlo qui sotto. Ok, forse questo leggermente più su, il leppuccio. Ok, bene. Adesso solo per gli occhietti serviranno i due grani neri, i grani di pepe nero. Ecco qui il pepe nero, quindi lo vado a mettere per fare, incidiamo leggermente, proprio poco poco qui, per mettere infilare un grano e da quest'altro lato per quest'altro grano. Ok. E la nostra prima gallina è fatta. Ok? Spero che vi piaccia questa idea. Seconda gallina fatta. Adesso facciamo il pulcino. Per fare il pulcino, allora, ho tolto la parte sopra praticamente, sempre il pezzettino sotto e poi con il coltello vado a fare degli triangolini a incidere, vedete? Così e così. Incido sempre facendo dei triangolini. L'uovo rotto praticamente, così e così. E poi qui già è venuto un po', togliendo la calotta. Ok, così, così, e ancora qui. Ok, voilà, sotto tolto sempre il pezzettino, vedete? Lo vado a mettere nel piatto insieme alle galline. Ora cosa faccio? Con i triangolini che sono rimasti, vicino sono un po', delle carote, andiamo a fare due triangolini praticamente per fare il beccuccio, a parte che ce n'è di carote, però noi possiamo ancora recuperare. Ecco qua. Quindi prima mettiamo però gli occhietti per fare il pulcino qui, sempre con granellini di pepe, uno e due. E poi per fare il beccuccio, che ha la boccuccia aperta, facciamo così. Uno, mettiamo quest'altro qua qui. Di così che deve venire la parte appuntita davanti, vedete? Andiamo ad incidere dentro. Ok. L'occhietto è scappato. E rimettiamo il beccuccio. Ecco qua, è questo.
e il pulcino. Bene, ora ne faccio un altro e poi facciamo il letto sotto, diciamo così, il campo con gli agretti. Eccoli qua che carini. Ecco qui sul campetto gli agretti.